Una mattina mi sono svegliato e ho pensato... E se organizzassi un tour in Sicilia? Una, due... Bebe, fatta di gente... Gentiglia che... Con una storia Instagram ho avvisato quei quattro poveri scappati di casa che mi seguono che avrei organizzato un tour durante le feste di fine anno. Il programma era questo: 7 giorni in giro per la Sicilia, misto on-off, per far scoprire luoghi, città e strade poco battute della mia amata terra. E volete sapere chi mi ha risposto? Proprio questi poveri scappati di casa, che hanno avuto il coraggio di partecipare. Come ti chiami? Giovanni. Piercarlo. Rocco. Andrea. Simone. Andrea. Silvia. Età? 28. 27. 43. Quasi 28. 29. 47. Cosa fai nella vita? Schifo. Lavoro nell'attività commerciale di famiglia. Il consulente. Distruggo mobili. Cosa ti ha spinto a venire qua? Il Marret. La mia pazzia di voler fare un viaggio in moto con degli sconosciuti a Capodanno. Me lo sto chiedendo. Pazzo. Sei Carmela. Cosa ti aspettavi? Oh, di portare la pelle a casa. Quante ore in moto? La peggio gente d'Italia. Questo. Benvenuti in Sicilia. Cioè, è assurdo pensare che questa strada sia a 10 km da casa mia. Allora, questa è una strada che a me ricorda tanto l'infanzia, perché praticamente lì sotto c'è Sciacca e qui si sale a Caltabellotta, per gli amici siculi Catavitotta, che è una località, insomma, un paesino di poco più di 3.000 abitanti arroccato in una rocca. A buon Natale, signora! Iniziamo il pezzo in fuoristrada e iniziamo a capire come vanno i ragazzi, perché soltanto così riesco a farmi un'idea delle tempistiche per i 150 km al giorno. Ovviamente ogni tot chilometri dovevo assicurarmi che stessero tutti bene. Dai Andre, mi senti banana, mi senti, mi sembri banana, mi sembri. Con la borsa quella della BMW, oddio, hai tirato dritto. Allora, i ragazzi stanno superando la prova del primo bosco e finora è andata di lusso. Meno male, c'è già Andre che sta sudando 12 cammini. Guardalo, l'uomo finito! Aldone, tu sì che sei un adventure rider, col caffè, madonna! Caffè con la Norden, fa pure questo. No, no, caldo. Dimmi che il peggio è passato, però. Come il peggio? Mi ha appena iniziato! Allora, questa è tutta la strada della vecchia ferrovia. Credo la stiano sistemando, non so se la faranno asfaltata, non credo, ma se rimane così va più che bene. So we can eat here? Yeah. Ora è ora di mangiare. Ah. Vedete la cosa tipica di qua cos'è? Minne di Vigene. Cioè, ma minne di... Ah, minne! Minne di Vigene. Ma hai capito cosa c'è dentro? No. Allora, questo bianco cos'è? Non lo vogliamo sapere, vabbè. Crema di latte. E questo verdino? Zuccata. Zuccata. Tranquilli, nel giro Marathon Tour Sicily c'è anche dell'asfalto. E che asfalto, quel poco asfalto buono che abbiamo in Sicilia. Cerchiamo di farlo tutto. Dai, se i ragazzi fanno questa, sto un pelino più tranquillo, che almeno non è difficile, è solo un pelino più tecnica, con qualche sasso, qualche curva, qualche tornante in più. Però dai, più che altro sapete, c'è Piercarlo con moglie e valigie, quindi lui sarà proprio sbudellato. Complimenti! Complimenti! Avete superato l'esame di ammissione! Complimenti! Pilota, complimenti! Zavorrina! Ora non l'ho della complimenti! È già
Jolly già ce lo siamo giocati. Ma io ho visto, no, il tuo non l'ho visto. Ho visto quello di Andrea che è andato a finire sul canale. Quando ci sono le discese, ragazzi, prendetevi un po' di spazio fra di voi, perché se quello davanti prende una traiettoria sbagliata, voi gli salite sopra. Perché, ma cosa stai facendo? Ti stai già lavando. Pieno di fango. Non chiedetemi come, ma ho trovato questa strada che è una pista da Cariana. State faticando di più a fare sta salita che a fare tutta la traccia. Dov'è che siamo? Teatro Andromeda. Bravi, avete studiato. Ad Andrea che offre tutto, grazie Andrea, via! Questa notte mi fai dormire rotto in culo. Ti sono legato. Che sfiga a posto! Che fa? Non parla più nessuno adesso. Non ti concentrare. Dico, dopo quei 50 euro di spritz. A cosa brindiamo? No, no, un mandarino, un cannolicchio alla ricotta. Questo dove rimane? Qua. Ragazzi, buonanotte. Ma Silvia ha deciso che ora ci svegli domani. Ha messo una sveglia per la giungla. Che sei Tarzan, compà. Ma in base al tempo fuori, al meteo. No, come va sto cornetto qua? Porca miseria. La cannuccia. Siamo qui a Santo Stefano di Quisquina, un posto dimenticato da Dio ma molto carino. Non so se andiamo a vedere un eremo stamattina. Oh, mia cara Prizzi! Allora, ragazzi, spero di non perdermi qua perché è un macello. Ossè, qui! Salve, signora! Che si dice a Prizzi? Vediamo se di qua si può scendere. Sì, ah, occhio che al centro ci sono i gradini, eh. Anche vedo Silvia che vola in volta. Allora, in tutto questo c'è Andrea dietro che ha preso da poco una Norden ed è il suo primo giro in fuoristrada. E cioè, la cosa che mi piace, ecco, è anche il fatto di poter avvicinare la gente a questa, chiamiamolo come vogliamo, disciplina dell'adventuring. C'è chi non ha mai fatto fuoristrada, viene da giustamente da moto stradali, naked, super sportive e si vuole cimentare in queste. Mi rendo conto, perché ci sono passato, che è veramente difficile perché giustamente non sai le strade, cioè fare strada, fare fuoristrada è completamente diverso, come fossero due sport completamente diversi, e quindi mi fa piacere il fatto che insomma sta accompagnando queste nuove leve in questi giorni, in questi percorsi. Ma che cazzo dico? Per il momento nessun morto. Allora, come sta andando? Siamo ancora tutti vivi e speriamo che arriviamo, che continui al prossimo così anno, il 2023, con tutti i pezzi e tutta la moto intera.
C'è un po' di affrodo. Che ormai. Che spettacolo. E grandi loro. Fortunatamente oggi c'è Valerio la Barbera che insomma sta dando una mano, quindi riusciamo anche a gestire un po' meglio il gruppo. Bravi Andrea col culetto di fuori, che bello spettacolo! Ormai una passeggiata, eh? Faccia di piano, devi andare, piano! La nostra destinazione del secondo giorno era proprio Palermo. Hai messo in mezzo la bucchiaccia, la ciatimba che puzza di sardo, cioè è proprio perfetto, sembra uno a qualcuno al cibo. Dico scusa, sardo, ho mangiato le porcine al sardo. Buongiorno dal day 3. Ho messo Andrea sul divano perché volevo dormire almeno una notte. Buongiorno principessa, la cugina più buona della storia della mia vita. Pezzo di sticchio che non sei altro. Levati sto casco che ti sbaciucchio tutta. Minchia, amore, sei favoloso. Minchia, amore, sei proprio favoloso. Amore, sei troppo bello. Cucinazzo mio, il mio cuore. T'ha profumata di prima mattina. Sì. Vedi che me li fa impazzire adesso questi qua. Finisce. Vediamo. Ci ha raggiunto Rocco direttamente da Lecce col suo fazzerone. E essere sincero, ero preoccupato a fare il fuoristrada con lui, ma... Buongiorno Federichino. Buongiorno, lui è Marco, è la nostra guida turistica di quest'oggi. Ci accompagnerà col suo maxi schermo. Sento Rocco. Ciao Rocco, sei un pazzo. Che fai strada tu? Non andare troppo forte, anche se i ragazzi qua pedalano. Soprattutto lui, se senti una presenza da dietro è lui. Allora Rocky, vai tranquillissimo. Se parte quasi subito, se vedi che fai troppa fatica, cose, rifacciamo un'altra strada, va bene? Rocco, metti la mappa front, Rocco! Madonna, come gli fa quella moto. Ciao carissimi! Bravo, vai! Ehi, dopo ci facciamo la foto e diciamo, ma col cazzo che mi prendo una Super Adventure qua! Come sta andando di qua? E gusta la mangusta? Io gli ho detto, ok, adesso che stai prendendo confidenza, vacci piano, occhio! Ma dove te ne volevi andare, Andrea? Cosa gli dobbiamo fare con questo fazzerone? Che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere le ruote da stellare. No, è stato un mito, Rocco. Marò! Non prendere troppa velocità! E cosa gli ho detto? Minchia jolly. Va bene! Stai concentrato! Bravo Rocco! Rocco, piano! Calmati, ti stai prendendo un po' troppo la mano! Vai che manca poco e poi sei un uomo libero! Siccome il pezzo per salire a Montagna Longa era più difficile, Rocco ha lasciato la moto giù ed è salito in moto con me.
E nel frattempo Piercarlo sistemava il cavo del sensore del cavalletto. C'è Silvia che guarda solo a sinistra, vuole guardare a destra. Questo qua era il pezzo optional del giro, perché ho detto dipende come vanno i ragazzi, glielo faccio fare, siccome bene o male, dai, perché oggettivamente non è un pezzo facile per, come dire, da fare con le moto grosse, carichi e tutto. Siamo una squadra fortissima, fatta di gente fantastica. No. Ti sento tanto la cipolla. Mi sento. Com'è andata, vita mia? Alla bestiolina. Una danza da cucinazzo fantastica. Io sei troppo di parte. No. Siamo sopra Montagna Longa e dobbiamo ringraziare pure quell'essere lì che si sta strafogando. Come si chiama? Faccia di vecchia? C'era Rocco che mi diceva: Federico, stai seduto che voglio vedere la strada. Saluta gli amici, Rocco. Ciao Giuseppe, ciao Roberto. Compagno di mare. Vi aspettavamo per fare questo. Però non siete venuti. Vi aspettiamo alla prossima. Un abbraccio, anzi baci stellari. Tappa obbligatoria a Borgo Parrini. Abbiamo beccato la scuola. Hai ringraziato quel bastardone di Marco per la traccia di oggi? Complimenti per avermi aiutato la moto, soprattutto. io lo aspettavo, assolutamente sì. E perdeva benzina, me ne fottavo un cazzo. Adesso io lo lancerò mai. Dove? Massaggio vorrebbe fare. Uomo, donna, non vorrebbe di differenza. Basta che qualcuno prova. No, il freddo là sopra a 2000 metri. Tempo di togliere il giubbotto per mettere la felpa. E cosa è successo? Sono stati secondi letali. È andata come? Due vaffanculo. Quindi adesso basta fuori strada? No, fuori strada basta. Fuori strada, abbiamo finito per la vacanza, fuori strada. La traccia sarà più o meno così. Un po' più avanti ci sono dei canalicchi, ma molto easy. Evitate di prenderle alte con l'erba che potete scivolare, ma è tutta roba molto molto facile, un po' come questa. Ragazzi, alle cadute di Andrea. Salute. Grazie. Cioè, ti hanno portato pure il couscous, devi inzuppare, ci metti questo sopra. Grazie ragazzi, grazie. Mannaggia a voi. Dove ti senti? Tutta ammaccata? Non mi posso muovere. Perché è sempre così? Non mi fa male tutto. Perché è sempre con te? Buongiorno, day 4. Lasciamo Trapani, ieri è una serata. Però se organizzo queste cose non posso fare così tutte le sere. Cioè praticamente, oddio, ancora la testa mi fa male. E destinazione, mi sa che adesso facciamo un po' di... Andiamo a San Vito, facciamo Erice, Saline di Marsala e si torna a Sciacca. Vediamo la giornata come andrà. Se non ci sei, come faccio? levati. Fa una cosa, no. Ecco questo? No.
devo staccare, no, no. Allora, dobbiamo spostare, tirala, tirala, perché altrimenti si pianta di nuovo. Tirala da lì. Tirala da lì. Tirala da lì. Oh, l'unica cosa. Tirala. Beh, il marugio si... Ok. No, no. Ok, vai. Uno, due. È tempo dei saluti. Grazie, cugina Chiara. Altre mille di queste giornate. Bella Chiara, stai. Ciao, cuginazzo mio. Ciao, cari mio. Oh, ragazzi, mondo. Un mondo di auguri, divertitevi. Giustamente, dopo 4 giorni in giro per la Sicilia, mi avevano cazziato, mi ha detto: Federico, ma in Sicilia non c'è il mare? Mi è toccato portarli qua. Sembrate tipo dei desaparecidos. Il soldato Ryan, cazzo. Cioè, davanti al ristorante la gente mangiava, visto con mezzo culo di culo. Grande, perché? 3, 2, 1. A San Vito Lo Capo abbiamo trovato una moto che fa da frigorifero. Olè. Allora, siamo saliti a Erice, non ho fatto manco in tempo a dire ai ragazzi: raga, andate, si stavano ammazzando in mezzo alle curve. Wow, wow, wow! Alla prima curva. Ah, che bellina Erice, mamma che bordello che c'è. Guardate dove ho portato i ragazzi. Saline di Marsala, un tramonto veramente spettacolare. E finiamo l'anno, visto che avevamo bevuto poco, alla Fattoria Morgana a Sciacca. Auguri ragazzi, Andre aveva dato il meglio di sé. Dei 5, boh, non mi ricordo più. Da Sciacca stiamo raggiungendo la meravigliosa città di Agrigento. Oh no, ma non vediamo la città, ma andremo ai templi. Questa è la prima colonna a destra e a sinistra, tracciamo una linea verso in alto. Dopo 2,16 km si convergono. Tutte le non crollate. No, no, ha detto 12 vanni internamente vuoti, verso la base, verso in giù. Quindi un po' come oggi le torri gemelle. Devo fare qua, puoi fare due conto come l'Africa. Ma no, siete stati veramente molto fortunati. Beh, ragazzi, sì, veramente molto. Una volta finita la visita alla Valle dei Templi, ho portato i ragazzi in un posto a me speciale, che visitai per la prima volta col mitico Banana, la bellissima Punta Bianca. Cioè, è arrivato che gli piacevano le ragazze, mo gli piace la calzata. Che cazzo, non si capisce più niente qua. Oh no, Andre. Perché? Perché c'ha i pedalini che gli stanno entrando nel tallone, nell'alluce, cioè come... Nella... Oh, Andre, come non tieni stigmati sotto i piedi tu? Io devono sì. Fare tanto, ma che finisce sta settimana? Giuseppe, il piccolo hotel di Enna, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie. Prego, Simo, grazie. Ringraziamo Federichina. Grazie. Prego. Tutto molto bello. Hai studiato, complimenti. Ma che mica di lavoro fai, ancora non l'ho capito. La casalinga. Non solo è moto. Molto mostrato, perché sulla torre di giorno si arriva a 1100 metri. Scusa, quanti gradini hai detto che sono? 96. Capo dei Kids. Di coraggiosi, cominciamo. Quella la tappa
possiamo pure saltare. La vedi da qua? No, aspetta, una cosa mi sono dimenticato. Cosa abbiamo visitato? Il castello di Lombardia. Dove siamo? Ad Enna. Per il giorno 6 ci aspettava la tappa più lunga, circa 250 km. La cosa più bella di questi giorni? Il gruppo. Ero contento che i ragazzi si siano trovati bene tra di loro e non era una cosa scontata, visto che fino a poco tempo prima erano dei perfetti sconosciuti. Stiamo salendo verso il parco delle Madonie a Piano Battaglia. Mi ricordavo la strada completamente dissestata, ma non così tanto. Tutto, dobbiamo stare veramente attenti perché sono 8 gradi e qua è tutta una zona d'ombra, il pericolo che ci siano lastre di ghiaccio è altissimo. Carmela, mi sei mancata. Io? Dov'è che siamo qua? Zafferana Etnea, in un casale dell'Ottocento. E cosa c'è di bello a Zafferana Etnea in un casale dell'Ottocento? Torniamo a zia Carmela, proviamo. Domani andiamo a fare il giro dell'Etna, vieni. Ti porto in moto con me. Ragazzi, altro giro, altra corsa. Grazie mille. Salute. Salute. Siete ancora tutti vivi. Grazie a te. Anche oggi siamo tornati a casa. Con le chiappe strette, ma siamo tornati a casa. Tornati. È grappa dell'Etna, quindi è fuoco. Un po' come te. Mele is on fire. Na 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 na. Mele is on fire. Buongiorno da Zafferana Etnea. Mi ho dormito in questo casale dell'Ottocento. Vai, sali, facciamo due curve. No, ma che qua siamo, bella con le minne al vento. La mitica zia Carmela ci ha fatto sentire a casa e Giovanni l'ha ringraziata facendole fare un giretto mentre lei le infilzava le unghie sulle costole. Il giorno 7 era tutto asfalto, facendo le strade più belle che salivano e scendevano dall'Etna, dalla Mare Neve all'SP92, che porta fino al Rifugio Sapienza, a 1900 metri sul livello del mare, il punto più alto raggiungibile col proprio mezzo. I ragazzi così hanno tolto un po' di fango dalle gomme e hanno finalmente dato un po' di gas. La fortuna di avere amici in giro per la Sicilia che sicuramente ne sanno più di me per quanto riguarda le strade, i posti da vedere. Guardate che bellina questa stradina che passa in mezzo al bosco. Solo Fabio la poteva conoscere, ovviamente. Vi ringrazio a Federico, ma la cosa più importante, a parte questa cosa bellissima, che se non era per lui non ci conoscevamo, quindi questo, e poi vabbè, come possiamo... I ragazzi brindavano, credendo di averla fatta franca, pensando che l'ultima mezza giornata sarebbe stata la più facile. Ed invece li ho portati in fuoristrada lungo la dorsale dei Nebrodi, dandogli la botta di grazia. Silvia, per far sfogare un po' suo marito per Carlo in fuoristrada, ha deciso di salire in moto con me. Così lui ha avuto la brillante idea di darsi il colpo di grazia da solo, fortunatamente senza farsi male. Come giusto che sia, anche le cose belle prima o poi finiscono e le nostre strade stanno per dividersi. Ringrazio di vero cuore a tutti i ragazzi, che per ovvie ragioni sono diventati pure dei grandi amici. Grazie per aver reso questo primo Marathon Tour Sicily meno stressante del previsto. Vi auguro infiniti chilometri ricchi di risate, imprevisti, avventure e tanto fuoristrada. Grazie di cuore al vostro marrettone nazionale. Questo è solo un arrivederci.
andata.